Dal 10 al 27 novembre torna a Isola della Scala la Fiera del Bollito con la Pera, che quest'anno compie 20 anni. E a fare da contorno alla manifestazione ci saranno concorsi gastronomici, cene a tema, intrattenimento, musica e tanto altro. Questa edizione della ripartenza, dopo due anni di fermo ovviamente dato dalla pandemia, punta ovviamente sulla tradizione, sulla grande qualità delle carni, dell'offerta al pubblico. Abbiamo nel programma una serie di eventi molto importanti, i concorsi, il secondo concorso risabile dedicato ad una sfida fra le persone disabili, poi avremo anche il concorso del miglior bollito, il primo trofeo del miglior bollito fra i ristoranti veronesi e poi avremo tante serate di eventi a tema, naturalmente di intrattenimento e di musica. Si ritorna in grande stile proprio. Un'edizione intensa, un'edizione in parte rinnovata anche, però un'edizione che punta sempre sulla qualità. Questa, lo voglio ricordare, è proprio una fiera che nasce oltre 20 anni fa, una fiera contadina all'inizio, nata proprio per cercare di mettere insieme tutte quelle carni bovine che questa nostra zona offriva e offre ancora oggi. Però poi è stata una fiera che ha preso campo, si è sviluppata sempre di più, il piatto tipico è il bollito e la Pera non può assolutamente mancare e non possiamo scordare nemmeno il classico risotto all'isolana. Quindi è una fiera che mette insieme gastronomia, cultura, però anche fa sociale, perché questo è importante. Operano anche moltissimi ragazzi e si dà un'opportunità di prendere anche qualche soldino a tante persone che hanno magari anche poche possibilità.